fatto una denuncia errata, anziché di 100 e rotti metri, di 78 metri. Qui c'è una documentazione che attesti la verifica da parte del geometra, presentata a suo tempo, in maniera specifica. E perché devo pagare questa differenza quando non mi è dovuto, ho pagato quella normale? Ancora non posso rispondere perché devo entrare per accertarmi, sono venuto già giovedì scorso, questa è la terza volta che vengo e non siamo riusciti ancora a cavare un ragno dal buco. Sono qui per discutere di tre pagamenti che mi hanno inviato, uno sbagliato e due che ho già effettuato. Per cui, al di là di tutto, loro mi mandano ingiunzioni di pagamento da fare. E il tempo che io spendo qui, invece di stare a fare il mio lavoro, chi me lo ripaga? Chi me lo ripaga? Perché anche il tempo è denaro. Ci siamo resi conto che avevo pagato effettivamente il 30% in più ogni anno e quindi adesso ho fatto il ricorso. No, questa è già la terza volta. La seconda volta mi hanno dato una prenotazione che poi non è corrisposta effettivamente alla data in cui poi mi hanno ricevuta e ho dovuto fare la fila anche per la prenotazione. Questi sono soltanto alcuni dei commenti che abbiamo raccolto nel pomeriggio di ieri all'esterno dell'ufficio tributi del comune di Terlizzi, da diverse settimane interessato da lunghe code di cittadini che contestano la ricezione di cartelle non corrette per il pagamento delle imposte. Diverse decine di utenti tutti i giorni affollano degli strettissimi corridoi al terzo piano di Palazzo di Città per essere ricevuti dai funzionari dell'ufficio ed esporre le loro rimostranze, sollecitando correzioni. Una situazione che nei fatti costringe il personale dell'ufficio a lavorare ben oltre gli orari per smaltire le numerose richieste. Dato il rilevante numero di utenti, l'ufficio si è organizzato fissando degli appuntamenti che però in alcuni casi superano i 60 giorni dal ricevimento delle cartelle, ossia il termine ultimo per effettuare eventuali ricorsi. Nel pomeriggio di ieri, il consigliere comunale del Movimento Civico Michele Cagnetta ha fatto un sopralluogo negli uffici del comune, riscontrando personalmente lo stato di disagio più volte manifestato dai cittadini. Noi ci scusiamo nel momento in cui stiamo causando dei disagi, però va anche detto che erano attività che noi dovevamo svolgere necessariamente, va anche detto poi che stiamo cercando di ricreare nella banca dati quell'ordine, quella precisione, quella esattezza di dati che sarà ulteriormente e successivamente implementata anche dall'incrocio con altre banche dati disponibili, allo scopo di evitare che ciò che sta succedendo in questi giorni possa ripetersi in un futuro prossimo.